Ehi là, bella gente, vi do il ben ritrovati in un'altra parte della mia guida Pokémon versione cristallo. Dunque, nella scorsa parte abbiamo scoperto che per affrontare questa capopalestra dobbiamo andare dal... come si chiama? Fiordorovoli, se non sbaglio? No, non era Fiordorovoli, forse sì. Forse era Fiorpescopoli, comunque. Dobbiamo andare in quella città lì. Sono giunto a Livinopoli con la nave per visitare e respirare l'aria di questa città. I porti sono così diversi dalle altre città. Ma ai tempi in cui è stato creato questo gioco c'erano due cazzo di regioni. Vabbè. Hai già visitato Torre Lotta? So che ci vanno alcuni tra i più forti allenatori. Ma con tutte le medaglie che hai dovresti cavartela bene. Da qui non si vede, ma Fiorlisopoli è proprio al di là del mare. Ah ok, si chiama Fiorlisopoli la città. Qui avanti c'è un grande edificio. Di che si tratta? Di certo stando lì fermo non lo scoprirai. Usiamo spaccaroccia e... boh, palla ombra e attacco rapido. Un'iperpozione, che figata. Trovata così a random. Va bene. Ah già, è vero che nessuno dei miei Pokémon conosce Surf. Qualcuno la può imparare? No. Che palle quando è così. Ho un amo buono però. E a bocca un Krabby. Vediamo se riesco a prenderlo con la Escaball che mi ha dato Franz. Per catturare i Pokémon pescati. Perfetto, ho preso Krabby. La quale vado subito a insegnare. Ma aspetta, io ci avevo alcuni Pokémon nel box per da utilizzare come schiavi, ma vabbè. Allora, a quattro mosse. Bolla, fulmisguardo, presa, rafforzatore. Mi tolgo fulmisguardo. E impara Surf. Perfetto. Devi riscaldarti prima di entrare in acqua. È fondamentale. Io invece ho usato Surf. Livello 29 per Eevee. E mandiamo Magnemite. Tuono Shock. Usa l'imitazione ma non è molto efficace. E quindi tuono Shock e te muori. Ok, mi arrendo. Bravo. C'erano un sacco di allenatori se non sbaglio qui. Quindi andiamo. Palla ombra. Usa rafforzatore ma non ti servirà a niente perché fa brutto colpo Eevee. Shelder. Mi pare che è principalmente difensore fisico. Quindi tuono Shock e muori. Oh, che sensazione. Birichino. Eccone un altro. Palla ombra. E ancora palla ombra. War Turtle. Complimenti. Tuono Shock. Bolla. Azione. Shelder. Stessa tattica di prima. Tuono Shock e te muori. No, ho perso. Cazzi tuoi. Percorso 41. Bellissimo. Oh cazzo. Vabbè, attacco rapido e muori. Con zaino curiamo il nostro Eevee. Perfetto. Qui l'acqua è calma e sono proprio agile. Avanti, ti sfido. Attacco rapido. Ah vero, non gli fa niente, quindi palla ombra. Tentacool. Magnemite, anche se è difensore speciale, penso che il mio Magnemite sia un attaccante speciale più elevato. Tentacool, ecco, questo sarà un po' più difficile. Ma comunque efficace a quanto pare. È livello 30 per Magnemite. E si evolve! Magneton, attenzione! Il tuo Magnemite si è evoluto in Magneton. Magneton, non mi ricordo. Di qui ci vuole mulinello per andarci, ma noi passiamo in qui che c'è un'allenatrice rompipalle. Attacco rapido, attacco rapido e ancora attacco rapido. Goldin. Ah vero, vabbè, allora mando Golbatto. Morso. Comete. Perfetto. Ha detto sono distrutta. Mamma mia, tipo doppi sensi. Attacco rapido. Oh cazzo. Prova ad avvelenarmi lui. Troia. Bacca antiveleno. Non si evolverà mai questi Eevee, secondo me.
Usi pistola acqua, io uso comete. Maledetto. Quello è il segreto della tua forza? Provocatore della forza. Sì, va bene, Sil. Attacco rapido. Palla ombra. Brutto colpo. Sta provando ad apprendere morso. Ma sì, dai. Palla ombra, turbo sabbia, ruggito, attacco rapido. Diciamo ruggito. Ok. Aspetta. Che abbiamo sotto livello Golbatto, al quale dobbiamo dare i rimedi. Non avevo delle super pozioni. Eccole qui. Aspetta, ho un repellente. Usiamolo. E diamo su rapida artiglia qui lava. Fa sempre comodo avere il... Non mi ricordo quant'è la percentuale di possibilità, ma è comunque... Fa sempre comodo sapere che di tanto in tanto potresti attaccare per primo. Oh, attenta, tu mi devi affrontare assolutamente. Ha un orsi, cavalluccio marino, alla quale uso sanguisuga per recuperare tutta la vita. Andiamo qui lava. Forza! Oh cazzo, ancora forza! Oh, tipo doppi sensi, ma vabbè. Allora, questo è il centro Pokémon. Tu che ci fai qui? Gli allenatori di questa palestra sono prepotenti. Se mi vedono in giro potrebbero attaccarmi. Un consiglio, il capo palestra usa Pokémon di tipo lotta. Perciò confondilo con Pokémon di tipo psico. Togli i mezzi sui Pokémon prima che possano usare la forza fisica. Inoltre dovrai spostare in modo corretto i massi che si trovano nella palestra. Se fai un errore, esci e rientra. Ok, è finito l'effetto del repellente. Devo ammetterlo, stavolta i suoi consigli sono stati molto... molto dettagliati. Complimenti. Ah, questo è quello a cui hanno fregato il Pokémon, non mi interessa. Cavolestra Furio. Wow, complimenti per aver eliminato il tramonto. Proprio. Allora, non posso usare se volo perché non ho la medaglia. E se batte il capo palestra ha un regalo per me. Lui invece è quello che vuole sapere, mi dà la pozione segreta. Il che è perfetto. Tu che cosa sei? I massi a nord della città si possono frantumare. Potrebbero nascondere qualcosa. Con spaccarocce i tuoi Pokémon possono romperli. Questo è quello che fa le foto. Vediamo cosa trovo. Niente. Un Krabby che affronto. Oh, delle Teremax. Niente. Revitalizzante. Interessante. C'è qui lava lì. Sì, vabbè, qui lava. Buonanotte, Suicune. Wow. Ciao, Dragon. Da quello... Ma quello non era Suicune. L'ho visto solo in sfuggita. Ma mi è parso fosse proprio un Suicune. Suicune è bello e maestoso. Corre per i sentieri le città ad una velocità spaventosa. È meraviglioso. Voglio vederlo più da vicino. Ho deciso. Ti sfiderò. Così potrò guadagnarmi il rispetto di Suicune. Dai, Dragon, lottiamo. Va bene. Manda Drowsy e indovina cosa usa un morso. Oh. Cazzo. Paralisi, cura i Pokémon paralizzati, sveglia! Proviamo a usare sanguisuga. Oh, che palle. Ce l'ho una bacca. Baccamenta, autorisveglio. Perfetto. E ora te muori. Bravo. Livello 30 e vuole imparare attacco d'ala. Va bene. E al posto di Stordiraggio, sì, dai. Vuole mandare Hunter. E io invece manderò qui lava. Che bello sapere che non hai l'abilità levitazione in questo gioco. Anzi, che non ci sono proprio abilità. Lo sai questo che vuol dire? Che fossa ti fa danni, ma porca puttana. Maiala. Oh, bravo, usa piacere. Vuole mandare Electrode. E io utilizzo fossa. Usa Rotolamento. Ma dai, non... Oh.
Oh merda. Allora, gli diamo prima di tutto un'iperpozione. Poi gli diamo una bacca antiparalisi. Maledetto. Ora ti uso fossa e te muori. Bravo. Devo ammetterlo, hai vinto. Sei strabiliante, Dragon. Capisco perché Pokémon ti sono così amici. Ora capisco. Continuerò a cercare su tu. Ma sono certo che ci rivedremo. A presto. Wow. Wow, che frase toccante e pieno di senso. Vabbè, comunque, ci curiamo i Pokémon. E mettiamo davanti qui lava e... e vediamo cosa possiamo fare. Entriamo in palestra. Allora, prima di tutto ci sono questi due da affrontare. Lui manda Hitmon lì e io uso bracere. Oh cazzo, spacca roccia. Oh merda, non gli faccio una sega. Ora utilizzerà sicuramente doppio calcio, quindi mandiamo Golbat. Attacco d'ala. Perfetto. Non ci crede di aver perso. Boh. Oh cazzarola. Tuono pugno, eh. Peccati sta attacco d'ala. Tu lava sale al 30. È terribile, mamma mia, ha perso. Curiamoci i Pokémon e andiamo ad affrontare il boss. Che se non sbaglio ha un Hitmontop. No, ha un Machop. Bracere. Ancora bracere. E poi ha un Machok. Proviamo con attacco d'ala. Perfetto. E lui commenta con tre puntini. Manco fosse rosso. Vediamo te. Allora, ha un Mankey. Sulla quale utilizzo bracere così a culo. Ancora un Mankey. Utilizzo bracere. Forza. Potrebbe avere un Mankey. No, un Primeape. Sì, non ho delle... ottima abilità da vincente. E ha perso la sfida. Sei tu che hai fatto a pezzi. Che hai fatto a pezzi me. Perspicace. Va bene, dai che ce la facciamo ad alta velocità. Facciamo save state qua. Dunque, i Pokémon ci sono. Proviamo. Ce l'hai fatta a trovarmi? Guarda che sono proprio forte. I miei Pokémon possono frantumare ossa e pietre. Guarda qui. Wow, la potenza. Ecco qui, sto spaventato, eh. Come? Non ha nulla a che fare con i Pokémon? È vero. Avanti, dobbiamo lottare. Guarda come aggira l'ostacolo, lo stronzo. Manda Primeape. E io uso bracere, che però non gli fa una ceppa. Gli cala la difesa. Gli cala ancora la difesa. La difesa smezzata. E infatti muore. Manda Poliwrath. Che potrebbe farmi un bel po' di danni. Ma io manderò il mio schiavo. Che non subisce danni a quanto pare. Oh, Magneton. Proviamo con Tuana Shock. Non gli ha fatto una sega. Non gli sto facendo niente. Attacco d'ala. Mamma mia, Golbatto. Golbatto pare ai culi. E qui lava al 31 e sta provando ad apprendere ruota fuoco. Al posto di bracere. E invece Golbatto al 31. Eh? Come? Ho perso? Hai meritato una medaglia tempesta. Allora, i Pokémon fino al livello 70 anche scambiati ci obbediranno. Possiamo usare il volo fuori dalla lotta e mi dà questo, che è Dinamipugno. Non va sempre a segno, ma quando colpisce può causare confusione. Sì, è una mossa molto potente, ma di poca precisione. Non mi piacciono. Hai attraversato il mare per venire fin qui. Sarà stata dura. Sarebbe più facile se i tuoi Pokémon sapessero alzarsi in volo. E la medaglia ai Ferrisopoli? Prendi anche questa MN. MN02 contiene volo. Così potrei andare in volo in ogni luogo che hai già visitato. Hai battuto mio marito. Ora dovrà impegnarsi. Meglio così. Stavo diventando un po' pigro. Fantastico. Proprio... tipo... mua. E comunque abbiamo ottenuto anche la... ma porca puttana.
puttana. È la quinta questa? Sì, è la quinta medaglia se non sbaglio. E comunque abbiamo ottenuto anche la quinta medaglia, che è un pugno. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento. E noi ci vediamo in un prossimo video. Statemi bene, bella gente. Ah, e seguitemi sulla pagina Facebook e su Ask.